Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di un prodotto molto molto carino che mi è stato inviato dall'azienda Mapiful, che praticamente mi ha contattata per questa bellissima collaborazione che ho subito accettato. Sapete che io accetto collaborazioni solo quando veramente mi piacciono e penso che possano interessarvi, e quindi siccome volevo decorare anche la casa con qualcosa di personale, ho subito accettato questa collaborazione. Penso che lo conoscete già come sito, vi lascio il link comunque giù nell'info box, e vi praticamente realizzano delle mappe personalizzate in base al luogo che scegliete oppure in base al segno zodiacale che vi sta più a cuore. Vi arriva tutto imballato in maniera impeccabile e insieme alla stampa appunto che vi forniscono anche dei chiodi per appendere il quadro, una corda per appendere il quadro se non volete appenderlo con i chiodini, e anche le due barre. Potete scegliere sia di fare la cornice o di fare le barre, sono delle barre praticamente magnetiche, quindi è facilissimo assemblare il tutto. È facile anche progettare la mappa, basta andare sul sito appunto Mapiful. In questo periodo c'è anche il 50% di sconto sull'acquisto, e quindi di conseguenza potete scegliere se progettare la mappa di un posto particolare che vi piace, la mappa di un luogo che vi sta più a cuore. Io per esempio ho scelto il luogo del mio matrimonio, quindi la mia città e la data in cui appunto ci siamo sposati e l'orario, e questo è il cielo com'era sopra praticamente di noi in quella data precisa. Potete personalizzarlo appunto con il luogo, potete scegliere la data e l'orario. Giustamente vedete che la costellazione cambia, non perché poi giustamente in base all'orario e al luogo cambia la costellazione. E una volta che avete scelto poi la data che più vi piace, potete scegliere lo stile, e quindi ci sono vari stili, bianco per esempio, nero, azzurro, ci sono vari e vari modi insomma di personalizzarlo. Potete mettere o non mettere le costellazioni e inserire o non inserire la griglia. Potete poi personalizzare il testo, qualora appunto vogliate magari mettere un altro testo, scegliere la dimensione e scegliere anche se farlo verticale o orizzontale. Basta poi passare a procedere insomma all'acquisto, ed è già incluso nel carrello, insomma nell'acquisto, l'asta, le aste per farlo insomma come poster. Se volete invece aggiungere poi la cornice, quelli comunque poi lo potete aggiungere in un secondo momento. È molto semplice come avete visto, e accettano vari appunto metodi di pagamento e spediscono in maniera gratuita in tutto il mondo. E per assemblarlo non ci vuole nulla veramente, basta solamente decidere l'altezza della corda, in questo caso perché io ho scelto la corda. Basta poi fare un nodino nei due buchini che ci sono e inserire appunto le due barre magnetiche che si manterranno tranquillamente proprio perché c'è la calamita. La qualità è veramente ottima, il foglio appunto sul quale viene stampato è di un materiale molto resistente, quindi anche se non ha la cornice o se non ha il vetro, non ho paura che si possa rovinare, perché appunto è un bel cartoncino spesso. Ed ecco qui il risultato una volta assemblato. L'ho messo nello studio perché veramente mi piace tantissimo e perché ci sta bene secondo me con i colori dello studio. A proposito dello studio, tra poco vedrete un cambiamento nei prossimi video, quindi rimanete sintonizzati sul mio canale, attivate la campanella perché vedrete dei cambiamenti nello studio / cameretta. Vi mostro adesso, dopo questa bellissima collaborazione, anche degli acquisti che ho fatto da Ikea nei giorni precedenti, e li spacchettiamo insieme. Da Ikea ho fatto da quel giorno tipo 3-4 ordini altri, e infatti ve li metto tutti qui. Qui è stato diciamo l'ordine più grande che ho fatto, e ho preso dei materassini per culletta perché mi servivano per i divani che ho fatto là fuori con i pallet che avete visto in qualche video precedente. Poi ho comprato delle confezioni di plastica per la dispensa, per la pasta, delle bottiglie di vetro, anche se sono da 1,5 litri e non, anzi 1,3 litri sono e non da 2 litri, però mi trovo meglio perché avendo qui vicino la casetta dell'acqua vado di lì a prendere l'acqua senza comprare le bottiglie di plastica, e ne ho prese 6 di vetro, come vedete ovviamente imballaggio impeccabile che fa Ikea. Poi ho preso dei ganci che mi servivano per la cucina, e le grucce che mi servono per
sistemare l'armadio, anche perché le ho quasi finite praticamente. E ho preso anche il tubo bianco, che è quello per coprire i cavi, perché sto sistemando un po' dietro la televisione, appunto perché mi dà fastidio vedere tutti quei cavi insieme. Un'altra cosa che avevo già spacchettato, che già ho sistemato, è il vaso, se trovo la foto ve la metto qui, e poi questa cornice che cercavo da parecchio tempo e che mi piace perché riesco a mettere più foto insieme in un'unica, diciamo, cornice. In un secondo ordine ho acquistato i ripiani dell'armadio del Pax, in effetti è cambiata stagione come vedete, e vedete già, diciamo, un pochino di spoiler del nuovo, della nuova sistemazione dello studio, anche se in realtà è solo provvisoria. E qui appunto sto smontando insieme a voi, sto spacchettando i due ripiani che ho preso per il Pax, e ho anche preso insieme due ripiani dei contenitori trasparenti, quelli, diciamo, semplicissimi di IKEA, che ancora però non mi sono arrivati perché ho fatto due ordini separati, e anche tre cassetti di quelli trasparenti con tutti i buchini, per capirci praticamente. Il video termina qui, io vi mando un grosso bacio, spero che i miei acquisti e la collaborazione precedente vi sia piaciuta, fatemelo sapere giù nei commenti, mi raccomando non perdete i prossimi video perché ci saranno degli aggiornamenti importanti, e vi auguro una buona giornata, ciao ciao!